Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati da Marco Azzurro 1926 sul canale YouTube di Marco Azzurro 1926. Mi sono fermato un poco con questa nostra carriera allenatore del Napoli, ragazzi, ma oggi siamo tornati assolutamente vivi per affrontare gli ottavi di Champions League contro il Tottenham. Ragazzi, partita piuttosto non potevamo chiedere, con il Tottenham come una squadra forte, ma noi abbiamo la squadra per poter competere col Tottenham e quindi dobbiamo assolutamente andare a batterli, ragazzi. Quindi adesso andiamo a giocare contro il Tottenham. Gli episodi ora verranno un po' più lunghi, sicuramente, anche fino a 20 minuti potrebbe arrivare, ma in compenso li farò, ne farò solo una a settimana. Ok, formazione titolare, mettiamo Manolas, Maradona, Politano me lo metto titolare, al posto di lui mettiamo Gaia. Ci portiamo anche Zielinski e appunto Toven in panchina. La formazione è questa, abbiamo preso anche Amavi e adesso andiamo in campo contro il Tottenham perché questa è una non è una semifinale, un ottavo di Champions League molto molto importante che non voglio assolutamente perdermi. Ok, eccoci qua al Tottenham Hotspur Stadium per Tottenham-Napoli, una delle partite più importanti della stagione. Il Napoli nella sua storia non ha mai superato questa fase della Champions League, oggi ci proverà contro il Tottenham. Attenzione, Gomez, il cross, Lucas Moura, c'è Meret alla parata su Lucas Moura, c'è Mourinho che si sta infervorendo per l'occasione avuta. Wendell, attenzione, qui è passato. Wendell a giro, Lloris para. Il tiro del brasileiro. Insigne dal corner. La rovesciata di Maradona, ragazzi, ma palla parecchio al lato. Lancio per Insigne, può essere perfetto. Attenzione che Lloris esce con i piedi. Poi c'è anche il fallo di Insigne su Lloris. Fine primo tempo, 0-0, parità assoluta. Abbiamo avuto più voglia di attaccare, mentre il Tottenham è stato sicuramente schiacciato dietro. Ma concretamente non ci sono stati tiri in porta né da una parte né dall'altra. Qua Luke Shaw che regge benissimo di fisico contro Matteuccio Politano. Attenzione qui, c'è la palla persa e può concludere Diego Armando Maradona. È servita qualcosa la pressione e il sacrificio di Politano perché Maradona recupera palla e fa Maradona, Zola recupera palla poi qui e fa fare il gol dell'1-0 a Maradona, vantaggio al Tottenham Stadium. Koulibaly è scappato, attenzione qua, fuori dalla portata di tutti. Meret deve rifugiarsi in angolo perché c'era Harry Kane che poteva buttare il pallone in porta. Cambi del Tottenham, a breve li faremo anche noi. Che qui. No, attenzione Lo Celso. Attenzione a Lo Celso, mamma mia, Gaia ha salvato tutto. Lo Celso da pochi passi si era girato nello stretto. Harry Kane, ora Sissoko, il tiro. Maradona fa andare Gaia che fa correre Fabian Ruiz, che non è proprio il giocatore più rapido della storia, ma almeno sa fare i passaggi per Maradona, che si sa fermare, la sa dare indietro per il tiro a giro di Insigne, che sa fare solo il tiro a giro, ma non sa segnare davanti alla porta con Lloris che para in maniera anche arrogante questo tiro, perché questo era praticamente un gol. Son, visto Lo Celso. C'è solo Koulibaly che può andare a chiuderlo, ma Lo Celso fa 1-1 e pareggia il Tottenham. Non mi sta dando niente Politano, quindi. Anzi, facciamo entrare Toven. Facciamo entrare lui. Politano trova Fabian. Fabian, attenzione. Sa entrare. Mertens il tiro! No, era Politano. Entrano Mertens e Zielinski adesso, palla su Koulibaly di testa, c'è il salvataggio sulla linea del difensore del Tottenham. I nostri tifosi si stanno accendendo perché può essere l'occasione buona. Ancora Sissoko a mettere di nuovo in corner. Palla su Koulibaly di testa, ancora una volta però. Sbaglia Koulibaly. Mi sa che la partita finirà così perché non penso che il Tottenham abbia molto spazio di manovra adesso. Infatti, finisce qui. Tottenham-Napoli 1-1, è sicuramente buono per noi perché abbiamo fatto un gol fuori casa in vista del ritorno, però io avrei preferito uscire da questo stadio con una bella vittoria.
Partita contro il Torino in casa nostra, vediamo prima come sta messa la squadra. Devo fare parecchi cambi, quindi adesso sarà una partita sicuramente più da turnover. Manolas è l'unico che sta bene oltre a Maximovic. Qui a centrocampo c'è proprio da Moria perché stanno tutti quanti messi male. Devo far giocare Demme che mi è pure scontento. E in porta Meret è stanco addirittura Meret, quindi deve giocare Ospina. Malerui sta bene, Amavi me lo porto perché non possiamo starcene con giocatori morti qui. Quindi va bene così. Andiamo così contro il Torino con una formazione un po' rimaneggiata, ma almeno possiamo comunque giocarcela. Stadio San Paolo, Napoli-Torino. Inizia adesso. Torino che ci ha fatto soffrire nel girone d'andata. Il Torino è una di quelle squadre che nella Serie A di FIFA è parecchio fastidiosa da affrontare. Verdi, attenzione a Simone Verdi che passa per Zazza in porta, Ospina si fa trovare pronto. Signor Ansaldi che vede Simone Verdi murato qui, poi Zazza davanti alla porta, via. Per fortuna c'è stato il fuorigioco, il fallo di Zazza, non ho ben capito comunque. Mertens deve provare questo tiro a giro stranissimo. Benzema. Alla palla buona, tacco per Mertens che non sbaglia, non sbaglia. Dris, combinazione Benzema-Mertens chirurgica e fa passare in vantaggio contro il Torino. Mamma mia, ragazzi, Benzema che azione è andato ad eseguire qui. Mertens non poteva sbagliare il tiro. Palla dentro per Dieghito Demme che è davvero lento. Finisce qui il primo tempo, però. Finisce qui il primo tempo 1-0 per noi. Abbiamo fatto il golletto. Il golletto che ci serviva per mettere la partita nel binario giusto. Queste sono partite che se vai 0-0 al primo tempo, ormai io FIFA l'ho capito, se fai 0-0 al primo tempo poi nel secondo l'hai persa. È sempre così contro queste squadre. Rigore, non stavo commentando perché volevo provare la giocata con Mertens. Ho fatto un po' di dribbling in aria e subito il difensore mi ha... Mi sembra, penso sia Begnat questo, sì, ha spezzato praticamente le costole a Mertens e quindi rigore per noi. Ora come minimo lo sbaglierò perché io... No, ok, Benzema 2-0, dai, l'abbiamo anche chiusa, pensavo di sbagliarlo perché io i rigori non li so tirare. Benzema è un pelino più forte dei giocatori che uso io normalmente e quindi mi fa fare un gol sul rigore anche a me per una volta. Fallo di Lozano ora su Zaza. Ok, ci dà il giallo. Pensavo ci potesse dare pure il rosso. Bellissimo. Cheat. Stavano segnando da una punizione praticamente impossibile. Ancora Gigi. Zaza. Non glielo facciamo fare. Invece l'ha fatto. Zaza. Riapre il match al 86esimo. Io faccio dei cambi perché è anche ovvio che a un certo punto i miei giocatori possano essere stanchini. Il tiro si recupera. Bellissimo l'inserimento. Ma finisce qui. Battiamo il Torino 2-1. E nulla. Bene, sono contento. Vittoria in campionato. In campionato stiamo facendo un po' come il Napoli della vita reale. Stiamo facendo un po' schifo. Ma abbiamo vinto questa partita. Quindi sono contento. Voglio vedere un po' come stiamo messi concretamente. Siamo a sesti. A 5 punti dalla Lazio quinta e ormai i primi due posti sono inagganciabili, però non siamo troppo lontani dalla zona Champions League. Io vorrei almeno finire in zona Champions League. Intanto vediamo un po' in primavera chi potremmo promuovere come giovane. C'è questo Ferrier che è davvero un piccolo fenomeno, quindi io lo promuovo. Questo Riccardo Costa, sì, va promosso, ragazzi. Vabbè, raga, io siamo arrivati al mese di marzo, quindi noi, la nostra carriera tra pochi mesi è finita, manca marzo, aprile e maggio, poi la carriera è praticamente conclusa. Quindi penso che verranno fuori massimo altri 4 episodi, per oggi va bene così, al massimo mi vado a simulare la partita di Coppa Italia contro l'Atalanta, ma è meglio di no perché me la voglio giocare io nel prossimo episodio, quindi iscrivetevi, lasciate like, attivate la campanella, soprattutto per questi tipi di video che escono ogni settimana il mercoledì. Noi ci vediamo a un prossimo video, bella a tutti ragazzi, e anche su FIFA, Forza Napoli!